La Polizia di Stato di Vibo Valentia, con l'impegno di 200 uomini a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, in collaborazione con la Questura di Catanzaro e con il Servizio Centrale Operativo Nazionale, dalle prime ore di stamane ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 31 persone ritenute responsabili a vario titolo di reati come l'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e rapina aggravati dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha interessato tra l'altro le province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, L'Aquila, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano e Udine. I dettagli dell'operazione sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alla Questura di Vibo Valentia alla presenza del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, dal neo direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina e del direttore del Servizio Centrale Operativo Alessandro Giuliano. Fra gli arrestati Michele Fiorillo di 33 anni alias Zarrillo, Benito Labella di 31 anni di Piscopio, Nicola Barba, Giuseppe Salvatore Calati, Salvatore Vite, Rosario Battaglia, Nazareno Colace. Fondamentali per le indagini le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Raffaele Moscato, Andrea Mantella e Daniele Bono.